Salve a tutti ragazzi, riapre l'angolo del Guerz. Volevo fare una recensione, la solita classica da banco, però oramai ragazzi, come si fa a recensire dopo 7-8 mesi dall'uscita? Ormai cioè, me l'avete chiesto, non so nemmeno in quanti. Guerz, ma ci fai vedere il Week of Fever? Guerz, ma il Week of Fever, il Fever, cioè il Fever, uno dei terminali più richiesti assolutamente del mercato 2016, ma anche fine 2015, insomma, è stato uno dei cellulari che proprio mi avete stra richiesto. Allora io l'ho provato in silenzio, l'ho utilizzato per più di una settimana continuamente come dispositivo, l'ho veramente provato e testato a lungo. Questo perché? Perché viste le vostre richieste, allora ho detto, vabbè, tanto le recensioni ormai ci sono, ma non c'è niente da nascondere, quindi sapete già tutto, forse anche più di me, di questo cellulare. Allora ho voluto provarlo in maniera differente, quindi facciamo subito partire la nostra sigla. Allora ragazzi, il Fever è un cellulare che funziona bene. Ecco, intanto partiamo subito da questo presupposto, funziona bene. Pochi dettagli, ovvero costruire un cellulare con anche un design anonimo, perché il Fever non è che abbia un design da farti accapponare la pelle, è una back cover removibile dove possiamo avere accesso alle nostre SIM e inserire una micro SD, questo grazie alla feritoia che è posta qua nella parte laterale. Andiamo a levare la back coverina di plastica, una finta pelle che sa anche di finta pelle, e qui abbiamo accesso, vedete, alle due SIM, tutte e due in formato micro, e alla micro SD per andare a espandere la memoria sistema. La batteria non è removibile, a meno che chiaramente non siate dei tecnici, e allora potete smontare tranquillamente le viti ed avere accesso al vano batteria per cambiarvela. E poi chiaramente abbiamo accesso qua alla fotocamera principale e chiaramente al LED flash. Una volta andato a rimontare il tutto, Fever ha una back cover che scricchiola un pochino. Chiaramente stiamo parlando di un cellulare di primo prezzo, quindi stiamo parlando di entry level, costa, io l'ho visto usato, intorno ai 130 euro, quindi veramente niente. Se andiamo a richiudere il tutto, sentite, c'è una parte posteriore che effettivamente un pochino di plasticosità ce lo dà a livello di rumore. Però il bello di questo dispositivo secondo me è la parte frontale. Allora, intanto abbiamo un flash per le nostre foto selfie, questo non è un plus da sottovalutare visto il prezzo. Abbiamo un vetro che nel fronte è curvo, è un 2.5D secondo me molto bello, tagliato benissimo. Ci sono un po' di cornicioni, Wiko ha messo forse troppe cornici su questo Fever, ma quello che incanta, quello che veramente ti fa apprezzare il dispositivo è intanto l'interfaccia curata. Praticamente Fever, Wiko cosa sceglie? Sceglie un'interfaccia un pelo Android stock, anzi tanto di Android stock, e lo si vede per esempio nella tendina delle notifiche e anche nel menu contestuale, perché se andiamo a premere impostazioni vedete come il tutto ricorda Android in versione stock, e quindi poi mette delle chicche sue, ovvero delle cartelle che una volta aperte davvero sono velocissime nell'animazione. Questo è quello che ti fa innamorare secondo me di un cellulare così, perché chi sceglie Wiko, chi sceglie il Fever in questo caso è un utente che o ha bisogno di un secondo telefono, perché magari ha bisogno di una seconda SIM e quindi necessita di avere un cellulare in più, oppure immagino allo studente di prima superiore, 14 anni, 13 anni, 12, 15, insomma, che ha bisogno di un cellulare di Android, però non vuole spendere chiaramente un budget molto limitato. Questo è un Best Buy. È un Best Buy perché offre prestazioni anche lato gaming, offre comunque l'interfaccia che è molto fluida, offre una buona ricezione a livello telefonico, offre anche un dialer che ricorda, anzi è uguale identico a quello che abbiamo su l'interfaccia Nexus, offre comunque una particolarità, ovvero andare a customizzare il tutto mediante cartelle, mediante transizioni, mediante effetti. Cioè il launcher di Fever è un launcher secondo me interessante. Poi vabbè, ormai lo sapete, in ambito Android
Se non vi dovesse piacere il Launcher Stock, mettete Nova, mettete Apex, mettete Action Launcher, insomma mettete un launcher alternativo e secondo me siete a posto. Un'altra cosa da non sottovalutare secondo me è il fattore memoria interna. Fever parte da 16 giga espandibile, quindi 16 giga assolutamente vi permette di archiviare applicazioni anche di giochi pesanti. Sapete bene che ancora non tutte le app sono compatibili nello spostamento da memoria interna a memoria esterna, anzi il più delle volte non lo sono, e quindi secondo me il partire da una memoria di base da 16 giga è assolutamente da non sottovalutare, come per esempio il fattore avere una radio FM. Sul Wiko Fever avete anche la radio, pensate bene, alcuni top di gamma non montano radio FM, invece Wiko Fever assolutamente potete tranquillamente utilizzare le vostre cuffie per ascoltarvi la vostra musica. Lato batteria, abbiamo una batteria molto performante. Perché? Perché Wiko chiaramente non è un cellulare che va a drenare tanto la batteria, quindi ha una versione di Android che, se non erro, è una versione di Android Lollipop, la 5.1 infatti, quindi non c'è nessun tipo di problema nell'arrivare a sera con questo dispositivo. Come scatta foto, come gira video, al momento facciamo partire il car vlog. Ragazzi buongiorno, anzi quasi un buon appetito, sono 10 alle 2. Nuovo car vlog per testare Wiko Fever, arrivato in nelle ultime ore. Un Wiko Fever che effettivamente è uscito da tantissimo tempo, però vabbè, lo iniziamo a testare adesso. Uno dei telefoni che più avete apprezzato fine 2015, primi 2016. Non so se lo sapete, ma Wiko metterà sul mercato un altro prodotto Fever, un Fever leggermente più top. Questo secondo me è un terminale dalla doppia faccia. La parte frontale davvero interessante, con un vetro curvo 2.5D che abbraccia proprio il design, la curvatura, ma soprattutto ci aiuta nel grip e nell'infotainment quando dobbiamo proprio andare a far scorrere un video, andare a scorrere le foto in galleria, insomma quando dobbiamo fare degli swipe. E quindi ottimo proprio l'implementazione che Wiko ha scelto nel far curvare il display, insomma nel costruire questo terminale. Confezione ricchissima, addirittura adattatori per le SIM, ragazzi. Ma sono, per esempio, Xiaomi non mette niente nelle sue confezioni, Wiko addirittura adattatori per le SIM, mai visto una roba del genere. Intanto questo sono quasi 30 gradi oggi, mamma mia. Arriva l'estate, anche se hanno detto che domenica arriverà il temporale, quindi il tempo via via andrà cambiando. Intanto iniziamo a fare le nostre classiche salite. Batteria assolutamente, da quello che ho potuto provare, mi sembra ottimale. Buono anche lato software, non c'è l'app drawer, c'è un launcher proprietario di Wiko. Si può tranquillamente cambiare il launcher, c'è la radio FM, ci sono tutte le app di Google, perché possiamo tranquillamente usufruire del Play Store senza nessun tipo di problema. E poi che altro? C'è la batteria che non è removibile, ma c'è la back cover removibile, una back cover in finta pelle, con due SIM, tutte e due in formato micro, e la possibilità di andare a espandere la memoria tramite micro SD. Intanto accendiamo un po' di aria fresca, perché si inizia veramente a salire di temperatura, siamo oltre 30, quindi diciamo che il telefono si presenta bene, perché addirittura usato si trova intorno ai 130-140 euro. Potrebbe essere un secondo telefono, potrebbe essere un telefono anche principale, potrebbe essere il regalo giusto per un ragazzo giovane, una ragazza giovane, che magari si approcciano al primo smartphone Android. Assolutamente non necessita di root, di cambio di ROM, di interventi a livello software per migliorare la fluidità. C'è Android in versione 5.1 Lollipop che funziona bene, quindi io non trovo al momento un difetto principale. Ora testerò il segnale, testerò le classiche cose che testo sempre con i vari telefoni, e poi niente, procederemo alla recensione completa che troverete sul canale YouTube.
Come vi dico sempre, ragazzi, un cellulare deve anche telefonare, deve anche avere una ricezione. Wiko Fever ha un audio in capsula che è molto buono, anche l'interlocutore ci sente bene, nessun tipo di problemi. La ricezione, non siamo a livelli di Meizu Pro 5, per esempio, che nel mio caso è veramente un top a livello di ricezione, oppure anche S7. Siamo a livelli di quelli che ho potuto provare nell'ultimo periodo, quindi i Leeco, cellulari comunque dual SIM, che secondo me hanno un pelino di ricezione, soprattutto qua dove abito io, nella zona campagna eccetera, che è un pelino al di sotto la media. Però quando si arriva in città 4G LTE tranquillamente non ha nessun tipo di problema nell'agganciare qualsiasi tipologia di rete. Adesso vi faccio anche sentire un po' di audio nello speaker che ha l'uscita posto nella parte retro. Sapete bene che non amo molto questa scelta, però insomma dobbiamo dire che si faccia sentire anche l'audio. Vediamo che canzone vado a scegliere un attimino, perché attacco anche il wifi che prende bene, anche ho qui il ripetitore, ho qui il modem vicino, quindi nessun tipo di problema nell'andare a agganciare il modem. Vediamo un po' se abbiamo la possibilità di far partire una canzone al volo, se no dobbiamo andare su YouTube. Notifiche, ecco, anche lato notifiche, siccome è un dual SIM molte mi avete chiesto ma le notifiche come vengono, come il Fever gestisce le notifiche, assolutamente senza nessun tipo di problema, funzionano tutte a meraviglia. Cascano un po'. Insomma, dai ragazzi, anche l'auto ha lato audio, chiaramente non è un audio stereo, non ci sono due casse, c'è una cassa sola, tra l'altro posta nella parte posteriore. Secondo me, ecco, l'audio non è il suo forte, per esempio, perché suona bene, cioè l'audio è limpido, però è molto basso come audio, mentre l'audio in capsula è veramente forte e chiaro. Che dire, ragazzi, 130, 140, 150 euro il mercato dell'usato, sui 180, 190 nuovo su Amazon ci sono tantissime offerte. Dovrebbe uscire anche la versione Fever un po' pompata, speriamo che Wiko non ci metta altri 7 mesi per mandarmelo e provarlo, così magari possiamo fare una recensione classica, anche se a voi piacciono tanto queste raccontate. Io assolutamente ve lo straconsiglio se avete bisogno di un secondo telefono, se avete bisogno di un Android per regalare al vostro figlio, se avete bisogno di un cellulare senza infame, senza lode, senza pretese, un cellulare che va bene, che non vi darà nessun tipo di problema nell'utilizzo quotidiano. Scricchiola un pochino la parte posteriore, però se prendete, che ne so, Xiaomi Mi Max, qui balla addirittura. Quindi, come al solito, vi rimando nel box dei commenti, vi rimando sul sito pianetasmart.it e noi ci sentiamo nei prossimi video.